Rendite passive. Oggi voglio parlarti delle sciocchezze propinate dall'industria della formazione finanziaria. Sfatiamo un mito. La rendita passiva è una bufala colossale che non esiste, o almeno non esiste come ci viene propinata nei corsi finanziari, di formazione, motivazione di qualche fuffa guru. Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Filippo Angeloni, sono un consulente finanziario indipendente e sono fondatore di Atena SCF, una società di consulenza finanziaria indipendente. Oggi mi sono divertito a chiedere a ChatGPT se esistono realmente le rendite passive. Ti condivido la sua risposta. Sì, esistono le rendite passive. La rendita passiva è un flusso di reddito generato da un investimento iniziale, senza la necessità di ulteriore lavoro o impegno da parte dell'investitore. Ad esempio, un investimento in un immobile affittato può generare una rendita passiva, così come gli interessi generati da un deposito bancario o un fondo comune di investimento. Tuttavia, è importante notare che ottenere rendite passive richiede spesso un investimento iniziale significativo e può comportare rischi. Allora, sull'investimento iniziale e quindi sull'investimento economico oppure in termini di effort o di tempo e anche sull'assunzione di rischio ha certamente ragione. Ma persino un'intelligenza artificiale così sofisticata cade nelle idiozie divulgate dall'industria della formazione finanziaria. Tant'è che io ho risposto che l'immobiliare in affitto non è in realtà una rendita passiva. Ecco la sua seconda risposta. Mi scuso per l'errore nella risposta precedente. L'affitto di un immobile può generare un flusso di reddito regolare, ma non può essere considerato una vera e propria rendita passiva a causa della necessità di gestire e mantenere l'immobile. Ci sono molti impegni legati alla gestione dell'immobile, come trovare inquilini, risolvere problemi di manutenzione, problemi legati al pagamento degli affitti. Investire in un fondo immobiliare indiretto o in un REIT può essere un modo per avere un reddito passivo dall'immobiliare, poiché l'amministrazione e la gestione dell'immobile vengono affidate a professionisti del settore. Ecco, vedi, questa è una risposta molto più corretta e molto più precisa rispetto alla precedente. Di rendite realmente passive ne esistono veramente, veramente poche. Esiste in realtà un'altra tipologia di rendita, molto diversa da quella che puoi avere in mente in questo momento. Un'altra tipologia di rendita che è comunque ottima e che se ti impegni puoi veramente raggiungere ed ottenere. Quindi puoi creare effettivamente, se ti impegni, quest'altra tipologia di rendita. Questa tipologia di rendita si chiama rendita semi-passiva. Ma prima di proseguire, ciao investitore, abbiamo aperto le porte al nostro corso base di finanza personale, dove trovi tanto valore, tanti contenuti a tua disposizione e ad oggi, come vedi, puoi accedere gratuitamente. Trovi il link sotto in descrizione. Torniamo a noi. Molte rendite passive proposte dai fuffaguru non sono in realtà rendite passive. Ad esempio, gestire un immobile in affitto può essere un inferno. Ne so qualcosa perché in famiglia affittiamo spazi commerciali di un capannone, quindi ne so qualcosa di affitti immobiliari. Certo, è sempre meglio di un lavoro full time, ma ci sono comunque le cose da fare. Non è una rendita passiva per un bel niente. L'industria della formazione finanziaria fino ad oggi ci ha propinato molti investimenti come fossero elisir magici di creazione di denaro dal nulla senza dover lavorare e senza fatica. Ce le hanno in sostanza fatti passare per rendite passive quando invece non lo sono, non sono proprio delle rendite passive. Al limite sono rendite semi-passive, che va comunque bene, però è meglio chiamare le cose con il giusto nome. Sono rendite che per ottenerle devi comunque dedicarci tempo, effort e un minimo di manutenzione. A breve terrò un nuovo webinar chiamato Operazione Cashflow, dove andiamo a parlare di come crearsi rendite passive, però quelle vere, e di come crearsi rendite semi-passive, quelle lecite e sostenibili. Sotto in descrizione trovi un link che ti permette di registrarti a questo grande evento, quindi metti un attimo il video in pausa e registrati, e poi prosegui con il video. Ora, voglio dirti la verità, nient'altro che la verità sulle rendite passive. In realtà le rendite passive non esistono proprio. Perché non esistono proprio? Perché se fosse realmente semplice creare un'entrata passiva, o comunque se fosse possibile realmente crearsi un'entrata passiva, anche senza la facilità nel crearlo, tramite arbitraggio, questa possibilità di crearsi una rendita passiva verrebbe del tutto eliminata. Cioè, nuovi competitor si butterebbero a capofitto nella creazione di questa rendita passiva e per arbitraggio quindi andrebbe a scomparire il profitto realizzabile da questo investimento. Quindi il mercato non è stupido, è per questo che non esistono rendite passive, perché comunque sia per arbitraggio verrebbero istantaneamente o comunque dopo poco verrebbero eliminate. Quindi ripeto, nella realtà le rendite passive non esistono proprio e questo è qualcosa di sconvolgente perché ci hanno sempre fatto credere che le rendite passive esistono.
In realtà, tecnicamente, potrebbero esistere rendite passive a livello individuale, dove però queste rendite passive non sono rendite passive per altre persone, quindi sono magari lavori a tempo pieno per altre persone o rendite semi-passive per altre persone. Dopo ti faccio qualche esempio. Intanto, in tutte le rendite esistenti ed immaginabili sono richiesti questi requisiti, questi elementi. È richiesto il tempo da dedicarci, il lavoro, l'effort, la manutenzione, la creazione di valore e spesso l'innovazione ed il progresso e l'assunzione di rischio. Questi elementi sono imprescindibili per creare qualsiasi tipologia di rendita. Quindi le rendite realmente passive, anche se in realtà non esistono, però a livello individuale possono esistere, sono quelle rendite dove questi elementi vengono portati da altre persone, ok? L'assunzione di rischio, che era il quarto elemento, in realtà rimane sempre a capo nostro, però i precedenti tre elementi sono portati da altre persone. Quali sono quindi le uniche rendite passive reali che esistono per una determinata persona e che sono lecite, etiche, magari sostenibili? Sono solo di due tipologie, quindi esistono solo due tipologie di rendite passive reali nel mercato. Quali sono? Allora, la prima tipologia sono i business, dove tutti quegli elementi che abbiamo visto in precedenza sono portati da altre persone. Quindi potrebbero essere business privati, quindi business e società non quotate in mercati regolamentati, oppure business aperti al pubblico e quindi quotati in mercati regolamentati. Se partiamo da questi ultimi, è possibile crearsi delle rendite passive magari investendo in ETF a distribuzione, dove l'innovazione, il progresso, il lavoro, la manutenzione, l'effort e il tempo viene dedicato da altre persone, quindi magari da manager di quell'azienda, dai dipendenti, dai collaboratori di quell'azienda. Quindi non sei tu che ci metti questi elementi, tu ci metti il rischio, l'assunzione di rischio. Oppure nel caso di un'azienda privata, è il caso magari di un socio di capitali che non mette il suo operato nella società e non mette becco sulla società. E quindi anche in questo caso tutti quegli elementi precedenti vengono portati da dipendenti, collaboratori e gli altri soci di questa società. Quindi questo è la prima tipologia di rendita passiva reale. In molti casi sui business privati in realtà c'è sempre qualcosa da fare, quindi è sempre una rendita semipassiva, però può anche succedere che esiste una rendita passiva reale anche in business privati e non solo quelli pubblici. La seconda e ultima tipologia di rendita passiva reale sono quelle rendite realizzabili dai debiti, ok? Dai debiti che possono essere privati oppure corporate, cioè di società, oppure debiti governativi. Anche qua è una rendita passiva, tutti gli elementi sono messi da altre persone, quindi magari dal privato che mette tempo, creazione di valore per ripagare questo debito, effort, manutenzione e così via, oppure da vere e proprie aziende che fanno lavorare i dipendenti, creano valore, innovano e ripagano il debito, oppure, per quanto riguarda i debiti governativi, dai cittadini di quello Stato che tramite il lavoro anche loro pagano le tasse e aiutano a ripagare questi debiti. Tutto il resto è o fuffa o scam, da cui dovresti stare alla larga. Oppure magari se è qualcosa di lecito, non è una rendita passiva, è una rendita semi-passiva. E ripeto, le rendite semi-passive sono comunque ottime, ci farò un webinar proprio su questo, ripeto, trovi il link sotto in descrizione. Però chiamiamo le cose con il vero nome. Quindi affittare un immobile può essere una rendita semipassiva. Non è per forza un male, anzi è ottimo anche quella tipologia di rendita. Non è tra le mie preferite, però è comunque ottimo. Creare magari una strategia di rendita in opzioni è un altro modo di crearsi un'entrata semipassiva. Ci sono tanti modi di crearsi le entrate semipassive. Quindi le entrate semipassive non sono il male, però in queste, anzi, sono veramente ottime, lo ripeto, però in questa creazione di queste rendite devi metterci un minimo di tempo di assunzione di rischio, di manutenzione, devi curare, no? Un po' il tutto, che ripeto, non è un lavoro full time, è sempre meglio di un lavoro full time, però un minimo di manutenzione va fatta. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Alla tua libertà.